Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul molto molto particolare perché ho girovagato su internet e avevo visto una collezione fantastica dei personaggi che vedevo ovviamente i cartoni animati quando ero piccola. Quindi mi sono messa curiosità e sono andata a cercare i rivenditori. Ovviamente li ho presi su Pink Panda. È una collezione molto molto particolare, c'era di tutto e di più. Mi sono limitata un pochettino perché avevo fatto un primo ordine. Poi con la mia migliore amica abbiamo guardato su per giù le cose, mi ha detto no, ma hai lasciato questo e ho ripreso altre cose. Ho lasciato lì pochissimi oggetti, ma in caso poi ve lo dirò strada facendo. Allora, vi faccio vedere proprio la collezione di che cosa parte. Ovviamente sto parlando dei Flintstone. A Love and Revolution, vi faccio vedere qui il pack. A Love Revolution è uscito con la collezione dei Flintstone per quanto riguarda i Kellogg's, una cosa pazzesca e bellissima, sinceramente. Per quanto riguarda i pennelli, c'erano due set di pennelli identici, solo questo era tutto colorato, l'altro era tutto, se non mi sbaglio, di questo color ramato, e quindi ho deciso di prendere tutto quello colorato perché i pennelli sono uguali, erano sempre 5, la forma era sempre la stessa, quindi ho preso questo, diciamo, questo formato con questi colori, cioè no, questo formato, questo il formato era questo, i colori diversi. Poi non potevo non prenderla perché era la cosa che la mia migliore amica mi ha detto, dice no, questa la devi prendere assolutamente e quando farai il video truccandoti con questi prodotti la devi utilizzare. Quindi se volete il video utilizzerò questa, che è ovviamente la fascia per i capelli con l'osso. E questo è del piccolo Baobab, non mi ricordo come si chiamava questo qui, il personaggio, il bambino con l'osso in testa. E questa è la fascia, cioè ditemi voi se non è una cosa troppo pucciosa, cioè guardate qua, oltre che la morbidezza, ha voglia. Però guardate, cioè è bellissimo con la scritta Love Revolution, i due colori. Di questa, se non mi sbaglio, ce n'era un'altra, ma io ho scelto questa perché mi piaceva di più. Aspettate che se vedo i prezzi ve li dico, perché ho le due note. Allora. 6,99 € è costata la fascia. Invece i pennelli, si tratta del primo ordine, li ho pagati 7 di pennelli, 16,99 €. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere, prima vi faccio vedere le due palette che sono uscite. Aspettate che sono confezionate. Sono uscite due palette e io ovviamente le ho prese tutte e due. Una è questa e l'altra, adesso le riapro, e l'altra è questa. Cioè, ditemi voi se non sono dei pack fantastici, cioè sono troppo troppo belli. Io sono cresciuta con questi cartoni animati, quindi non potevo non acquistare questi prodotti. Qui c'è Fred e Barney, e anche qui abbiamo i Kellogg's, diciamo al gusto di cioccolato, quello che mangiano i miei figli. Invece qui è tutto un po' di Kellogg's colorati. Infatti io avevo scelto questa, avevo fatto l'ordine per questa, la mia migliore amica mi ha detto no, questa la devi prendere assolutamente, quindi le ho prese tutte e due. Adesso ve li faccio vedere. Una si chiama Palette de Fard e qui invece no, lo stesso. Quindi qual è la differenza nel nome? Anche per farvela capire, Shadow Palette, Cocoa e questo è Fruit. Ok. Questa che vi sto facendo vedere è la Fruit, questo è il pack, vedete, questa è la scatolina e questo è il pack, bellissimo, cioè uno spettacolo veramente. E qui abbiamo uno specchio e questi sono i colori, cioè sono uno più bello dell'altro veramente. Adesso togliamo la plastichina perché c'è la plastica. Vediamo se riesco. Aspettate che l'ho tolto con la forbicina perché ho paura che si rovini il pack
sinceramente ci tengo tantissimo. È molto molto bella, non lo so se voi l'avete vista, io l'avevo vista e ho subito pensato no, no, la devo prendere perché mi piacciono tantissimo i colori e tutto, poi mi fa pensare a me quando ero piccola, quindi stupendo. Guardate qua i colori, uno più bello dell'altro e ci sono anche tipo gli ossicini, tipo per far capire che erano dei Flintstone. Vi faccio degli swatch nei colori chiari, che sono quelli più, tra virgolette, difficili. Sono molto molto belli. Questi ovviamente vi farò anche un make-up, questi sono gli swatch. Vi farò un make-up, quindi ditemi voi se vi va di vederlo e tutto, quindi con la fascia in testa, tutta preparata. E questa è la Cocoa. Questi sono più dei colori più naturali, più neutri. Non l'ho utilizzata per fare questo make-up perché ho utilizzato un'altra palettina. Il pack è questo, vedete, questa è la scatolina e questo è il pack. Molto molto bella anche questa. Anche questa ha uno specchio e questi sono tutti i colori. Aspettate che vi tolgo anche di questa la plastichina, così la vediamo bene, perché nemmeno io l'ho swatchata, l'ho toccata perché io prima vi volevo far vedere intatte. Cioè, guardate, ma è bellissima. Bellissima anche questa. I colori sono uno più bello dell'altro, ovviamente. Che ve lo dico a fare. I matte sono molto molto scriventi. Voglio vedere anche i shimmer, guardate. Molto molto belli. Questi sono più neutri come colori. Quindi vorrei fare un make-up con queste palettine. Poi in caso su Instagram vi metterò un sondaggio se volete quella con i frutti oppure questa qui al cioccolato. E in caso oppure li metterò tutte e due, non lo so, poi vedremo. Poi cosa ho preso ancora? Aspettate che vi dico i prezzi delle palette. Dov'è? Il prezzo della palette, della fruit e della cocoa. Dove c'è scritto? Il set fruit. No, il prezzo è diverso. Facciamo così, vi metterò i prezzi giù nell'info box perché sennò mi perdo oppure ve li farò scrivere qua, poi vedremo. Allora, abbinato alle palette c'erano anche il pack piccolino. All'inizio non avevo capito bene, poi ho visto e l'ho preso. E sto parlando dell'illuminante. Questo è un illuminante. Il pack ovviamente è uguale alla palette Cocoa. E dai, ma è troppo bello! E ha uno specchio e qui abbiamo l'illuminante, sempre con la pellicola che noi solleviamo subito. Devo dire che è molto molto bella. Cioè, al primo impatto sono dei pack veramente bellissimi. Guardate, questo è l'illuminante. E ve lo faccio così, eh. Questo è il colore, cioè, guardate qua che illuminante. Qui vi vedono da lontano. Cioè, vabbè, poi sì, ovviamente si sfracella tutto, nel senso si sfracella, si mixia tutto e quindi fa niente, si deve utilizzare così. E poi, associata alla palettina Fruit, c'era un'altra palettina piccolina, quindi ho detto ma cosa ci sarà? La voglio prendere ugualmente. Dov'è? Eccola qua. Ed è la stessa ovviamente della palette, vedete? Ed è il è sempre un illuminante, però un po' più colorato, un po' più rosato. Il pack è questo a differenza dell'altro. E l'illuminante, ovviamente sempre lo specchio, l'illuminante è questo. Vedete, da qua già si vedono i colori. Ovviamente lo svuociamo, anche se questi prodotti,
Io ovviamente li utilizzerò perché sapete tutti che a me piacciono i colori, mi piace truccarmi anche in modo molto colorato, quindi io questi prodotti li utilizzerò molto molto volentieri. Ma c'è forse chi non osa, non lo so. Questo è il colore. Dita pulita ne abbiamo. E vi faccio lo swatch, guardate, no, ma sono bellissimi, li potete utilizzare anche come ombretti glitterati sugli occhi, guardate. E questo qui con il verde. Cioè, molto molto bella. Bellissima, veramente bellissima. Oltre a questi c'erano dei rossetti liquidi e poi c'erano, ve li faccio vedere perché li ho presi quasi tutti, c'erano dei rossetti liquidi che sono questi così con il pack scuro e poi c'erano dei lip gloss, cioè degli oli tipo per le labbra che poi vi faccio vedere. Allora, per quanto riguarda i rossetti liquidi, io ho scelto soltanto due, che poi sono dei lip gloss ma abbastanza coprenti. Io ho preso due, ho preso Betty e Hoppy, che sarebbe questo, ve li faccio vedere. Betty perché era il colore più chiaro tra i tre, perché sono quattro in tutto. L'altro non mi piacevano, sono sincera. Il colore era troppo scuro sul marroncino e a me non piace. Il colore in questione è questo, vedete? Cioè, è molto molto bello. E vi faccio lo swatch ovviamente. Anche se visto così sembra quello che ho addosso, che indosso, invece non è così. Vi faccio vedere il pennello, che è un bel pennello cicciottello, guardate qua che pennello che c'è, infatti preleva un bel po' di prodotto. Il colore è sul rosato, molto molto bello. Forse anche gli altri, potevo anche prendere anche gli altri perché erano bei colori. Ho visto che la pigmentazione non è abbastanza scura, quindi anche gli altri forse erano carini. E poi ho preso Oppi. Oppi è quello più, diciamo, glitterato trasparente, ed è questo. Volevo prenderne due per non rischiare di prendere, diciamo, quello scuro che era marroncino, che non so se mi stava. Ho preso questo. Ovviamente anche questo è un pennellone grandissimo e questo ovviamente è trasparente. Ed è trasparente, ha dei micro 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 glitterini e sono bellissimi anche questi. Poi c'erano questi tipo oli per le labbra, infatti è un lip oil, e io ho preso, devo dire ho preso tutta la famiglia, ho preso questi quattro, gli altri non li ho presi, non mi ricordo il perché sinceramente, comunque ho preso questi quattro, e ho preso Fred, Wilma, poi ho preso Bibles, c'è scritto, e Dino. Vi faccio vedere proprio le colorazioni, perché cioè le colorazioni, il pack, che sono questi così, vedete? E ognuno ha il pack diverso. Ad esempio, vi faccio vedere quello di Wilma. E se non mi sbaglio, ognuno dovrebbe essere con una profumazione diversa, vedete? I pack. Faccio vedere anche gli altri mentre ci sono. Vi faccio vedere Dino, rosa, e il bambino Badu, che è questo azzurrino. Quindi questi erano, se non mi sbaglio, erano 6 e io ne ho presi 4. Questi mi piacciono tantissimo perché io li utilizzo, ce l'ho anche qui nella postazione, ad esempio quello di Kiko, quello di Astra, ce l'ho qui nella postazione, li utilizzo tantissimo. Alcuni li metto anche nella borsetta. Comunque sono ottimi e vi faccio vedere che sono con la sfera. Vedete? Vi ho fatto vedere anche uno che l'ho ricevuto da Colourpop, cioè l'ho ricevuto, l'ho comprato da Colourpop, e sono questi con la sfera che girate. Questo sa di limone.
Comunque, ognuno ha una profumazione diversa e veramente sono ottimi perché sono degli oli per le labbra e se non vi piace tipo quei gloss molto particolari oppure troppo coprenti, potete prendere anche quelli. Comunque gli altri non lo so, forse ci farò una scappata e li prenderò. Un'altra cosa che ho preso che non c'entra niente, poi andremo subito alla mystery bag. Un'altra cosa che ho preso è questo prodotto che è Bye Bye Blemish, che è un prodotto per quanto riguarda i brufoletti. Io ad esempio ce n'ho uno qui, amichetto, proprio amichetto, quando metto la mascherina. Tutte le volte che io esco e metto la mascherina, questo viene sempre, o viene di qua o viene di qua, ma qui c'è sempre. Io non soffro più di brufoli da quando sono a dieta, da quando ho un'alimentazione diversa, da quando non mangio salumi in particolare. E questa cosa, ad esempio, non la concepisco. Le mascherine proprio mi portano questo fastidio, mi vengono questi brufoli all'interno che poi diventano dei buboni enormi. E quindi ho voluto prendere questo perché ho visto su TikTok parlare di questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere. Ed è proprio un prodotto adatto ai brufoli. Si mette ovviamente sul brufolo, poi ovviamente li leggerò accuratamente perché questo prodotto qua è della Blemish, Bye Bye Blemish. È una lozione che di norma lo dovrebbe far seccare. Di questo ovviamente vi farò sapere perché non l'ho mai utilizzato, non ho mai provato questo tipo di prodotto. Allora, aspettate che mi tolgo gli swatch dalla mano. Quindi, se volete il video, commentate qua sotto e vi farò il make-up con tutti i prodotti, ovviamente. Allora, andiamo ad aprire la mia mystery bag. Allora, apriamo la mystery bag. E senza guardare, allora, la prima cosa che trovo è un altro. Va bene. Vi volevo dire che ho fatto due ordini perché, come vi ho detto all'inizio, avevo preso alcune cose, diciamo, che mi piacevano e poi ho fatto un secondo ordine. Nel primo ordine ho preso la mystery bag, nel secondo ordine c'erano le spese di spedizione gratis e quindi ho preso quelle, sinceramente, perché facendo un video unico la mystery bag, tra virgolette, mi bastava per fare dei pensierini così sporadicamente ad amici. Stefano, mi ha fatto paura. Comunque, questa è la prima cosa che ho trovato ed è quell'oggettino per lavare i pennelli. Io ce l'ho anche grande, e mi trovo bene con questo pulitore per i pennelli. Qui potete lavare i pennelli tranquillamente e poi passarli su questo aggeggio. Stavo per guardare la seconda cosa, gli stickers. Questi sono degli stickers per le unghie summer, quindi per l'estate. L'estate già sta finendo. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Comunque, questi che vediamo, li darò alla mia pupa oppure li darò alla mia stilista. Vediamo poi. Abbiamo una maschera alla cannabis, questa qui di Seven Heaven, è CBD Infused Cannabis. Sì, è una maschera. È una maschera detox. La possiamo anche fare. Sì, va bene. La proverò. La proverò. Questa qua. Poi c'è un'altra cosa, cos'è? Ah, un highlighter, quindi un illuminante della marca Mayani, è così credo. Vorrei aprirlo sinceramente per vedere, ma mi sembra troppo rosa, ma mi sembra anche colori che già posseggo. Questo è il colore, non so se si vede. Questo rosellino qua. Molto bello il colore.
Ovviamente poi io le cose che non utilizzo le regalerò. E poi una palettina. Sì, l'ultimo prodotto è una palette che apriamo ovviamente insieme. Per adesso trovo le forbicine qua davanti perché ho sistemato la postazione. Fra un paio di giorni non le troverò più. Allora, ah, carine pack. La palettina è della Lovely. Io avevo preso il blush la scorsa volta. Non lo so se già l'avete visto il video oppure no, non mi ricordo. Questa è Pastel Tropics ed è una palette. Ovviamente la voglio vedere aperta. Anche se non credo di tenere più palette perché mi sono arrivati altri paletti, ma comunque. Oh, che carina. Guardate, ha uno specchio e questi sono i colori. Ma è carinissima, molto molto bella. Chissà a chi la regalerò. Chissà. Molto molto bella. Ovviamente non la swatcho perché la regalerò, non la tengo ovviamente. Però il pack mi piace tantissimo, guardate, molto molto bella. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo video di Pink Panda, per quanto riguarda questa collezione, ditemi cosa ne pensate, se vi piace o non vi piace, se avete preso qualche cosa, mi farebbe veramente tanto piacere interagire con voi e vedere se abbiamo gli stessi gusti. Se volete un video tutorial per quanto riguarda i prodotti che vi ho fatto vedere, un commentino qua sotto e io lo farò subito, ovviamente con la fascia compresa. Quindi state bene attenti a come rispondete. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!